Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Buonasera e bentornati in diretta con Stazione 41, con Music Room. Ovviamente un caloroso e affettuoso saluto vi perviene da Max Ventura, che questa sera è in diretta dagli studi di Stazione 41. Grazie Foxy alla regia e grazie a Marco Di Giandomenico, che questa sera mi aiuta. Una nuova esperienza, una prima esperienza, Marco? Non proprio. Già conosciuta nei live di sì. Stazione 41 quest'estate, e Marco lo gettiamo così in questa puntata fantastica di sabato 41 live. Spero di non fare danni. No, assolutamente. Poi abbiamo la musica e un maestro bravissimo che stasera non puoi fare danni. Attenzione, perché il popolo del jazz, scopriamo un po' il genere musicale, ascolta te, ma ascolterà sicuramente questa musica meravigliosa. Vi auguro il buon ascolto e buon divertimento. Vi ricordo soltanto che Stazione 41 potete ascoltarla attraverso l'app di Stazione 41 o sul sito internet di Stazione 41. E qualora volete condividere il nostro appuntamento, basta aprire la pagina di Facebook di Stazione 41, condividere premendo il pulsante di condivisione del nostro appuntamento. Marco, ricorda il numero di telefono per chi vuol telefonare questa sera. 351 767 2153. Perfetto, quindi chi vuol telefonare può farlo o tramite WhatsApp o addirittura con messaggi direttamente sulla pagina di Facebook. Vi ricordo, condividete l'appuntamento, perché questa sera vale veramente la pena ascoltare Music Room Stazione 41 con musica dal vivo. E adesso, visto che Foxy mi guarda, la regia mi guarda, io vorrei introdurre il personaggio di questa sera, il musicista, il maestro di questa sera. Lo vedrete nel video, perché farà una piccola presentazione del suo strumento, poi lo sentirete dal vivo parlare con noi e apriremo direttamente la nostra intervista. Drum set mac, 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 drum set mac. Quindi avete scoperto e avete riconosciuto che sicuramente questa sera parleremo di un percussionista, di un batterista a livello internazionale, musicista a livello internazionale. Si chiama, lo scopriamo perché lo avete alle spalle sulla diretta Facebook, si chiama Francesco Lomagistro. Ciao Francesco e benvenuto a Music Room a Stazione 41. Ciao a tutti, sono molto contento di essere vostro ospite stasera. Bene, questa sera preparati, perché ti faremo tantissime domande, ti farò tantissime domande, ho in compagnia Marco, ma prima di iniziare volevo salutare Paola, che in questo momento in ascolto di Stazione 41, ha già mandato un messaggio su WhatsApp, la salutiamo, la abbracciamo e le auguriamo un buon ascolto. Allora Francesco, possiamo partire con l'intervista, sei pronto? Assolutamente sì. Sei pronto, allora Francesco Lomagistro, anzi
vogliamo fare una cosa particolare. Facciamo fare una presentazione a Francesco. Francesco, yes, presentati certo. Tu. In pochissime parole, poi intervengo io. Ah, io mi hai messo in difficoltà già. Già subito. Mi chiamo Francesco, il cognome l'hai già detto, faccio il musicista, sono un batterista, percussionista e stasera sono qui per presentarvi questo nuovo progetto che condivido insieme a Fabio Giachino e Gaetano Partipiro. Il progetto si chiama World Expansion e già il nome la dice lunga, forse potremmo parlarne a lungo se vogliamo. Il progetto appunto è omonimo del disco stesso, è un progetto giovanissimo, siamo al nostro primo disco. Abbiamo iniziato questa nuova avventura che ci sta già dando molte soddisfazioni. Adesso intervengo io. Senti Francesco, parliamo un po' della tua gioventù. Tu inizi a suonare a 11 anni all'incirca. Ma molto giovane. Molto giovane. Però non suoni la batteria. Inizi a suonare quale strumento? Inizio a suonare il pianoforte, che rimane il mio strumento, non voglio togliere nulla alla batteria, però è lo strumento che tuttora amo, anche se il mio primo vero strumento all'età più o meno intorno agli 8-7 anni, non ricordo, è stato un fustino del Dash, che per chi della mia generazione potrà ricordare che era praticamente fenomenale. Un fustino di forma cilindrica che non poteva che ricordare un tamburo, e quindi io con le cucchiai di legno incominciavo a percuotere così su questo fustino. Dopodiché alla scuola poi presi delle lezioni di pianoforte e di lì poi è iniziato il mio percorso da appassionato della musica, quindi da prima da studente, poi da ascoltatore e dopodiché da musicista professionista. Ma molti musicisti come te, molti percussionisti hanno iniziato con il fustino di Dash oppure su delle pentole addirittura per incominciare a suonare, quindi c'era qualcosa insomma nel sangue, ma questa passione ti arriva autonomamente oppure hai qualche parente che suonava, che faceva musica e ti ha inculcato un po' la musica per il tuo futuro? No, assolutamente in maniera autonoma. Anche se mio padre mi raccontava che lui da bambino gli piaceva che a lui percuotere, anche se non ha mai suonato uno strumento, però è stata una passione che è venuta fuori in maniera esplosiva da sé. Cioè l'amore per la musica, ripeto, da prima con l'ascolto e poi con lo studio appunto sia del pianoforte che della batteria, delle percussioni, anche percussioni classiche, un percorso abbastanza... Beh, tu hai fatto un percorso abbastanza variegato, dalla classica al pop, al jazz, hai sentito un po' di tutto, no? Sì, ho ascoltato di tutto, non ho mai avuto soltanto una preferenza o comunque un tipo di genere prediletto. Ho ascoltato da rock al new wave, alla classica, al jazz, al punk, e mi è capitato anche di suonare tante cose, quando ero un po' più giovane, ho fatto un po' di tutto, ho registrato anche jingle pubblicitari, pensate, forse mi ricordo se era il primo o il secondo jingle pubblicitario della 3. La 3 veniva fuori proprio in quel periodo, quello della telefonia, quindi mi capitò quando ero a Milano di fare dei turni, così come ho fatto dischi per altri, ho fatto diverse cose. Da un po' di tempo ho deciso di puntare sulla mia musica, su dei progetti che potessero rappresentarmi e identificarmi al meglio. E quindi è proprio il caso di quest'ultimo progetto, proprio con Gaetano e Fabio, che nasce dalla voglia di scrivere e suonare musica nuova per avere stimoli nuovi, per potersi raccontare in maniera diversa anche, se vogliamo. Certo, ma poi tra l'altro tu ti sei esibito in tanti paesi del continente, in Europa, Stati Uniti. Io stavo vedendo una lista di un elenco di persone con le quali hai suonato, ma hai suonato con tantissimi, faccio alcuni nomi: Teo Ciavarella, hai suonato l'orchestra del Dams di Bologna, con tanti altri musicisti, con Milva, con Antonella Ruggero. Insomma, hai un'esperienza molto intensa e molto variegata. Con artisti importanti. Con artisti molto importanti a livello internazionale.
Sì, diciamo che sono stato spesso all'estero con i miei progetti, sono stato come hai detto tu, sono stato Stati Uniti, in Asia, insomma, quindi Giappone, Cina, insomma Europa in generale, e, però mi è sempre piaciuto mettermi alla prova in diversi ambiti musicali, cioè avere un po' una forma camaleontica, no? Adeguarsi a quello che si suona per comunque far venire fuori quello che poi un musicista dovrebbe fare, soprattutto un batterista, cioè servire la musica nel miglior modo possibile. Poi da quando, diciamo, è scoppiato questo amore per la musica afroamericana, per tutto quello che gira intorno al jazz, non ho mai smesso di perseguire quella mia strada e di imparare a esprimermi con quel linguaggio. Senti, sì, scusami se ti ho interrotto. Senti Francesco, tu già nel 2005 hai iniziato a formare un gruppo musicale che suonava jazz. Sì. La Berardi Jazz Connection, quindi il tuo progetto già inizia molti anni fa, già nel 2005, sì. Per poi evolverti in continuazione con magari sempre sullo stesso filone jazz, ma con delle tecniche, delle introduzioni di suoni nuovi. E comunque approdiamo a World Expansion, che comunque è un lavoro molto aggressivo, possiamo dirlo, diverso dagli altri. Sì, sicuramente, infatti soprattutto il singolo ha stupito molti, insomma, molti amici e persone che mi conoscono musicalmente, commentando, cioè, ma hai cambiato direzione? No, non è che ho cambiato direzione, è che tra l'altro proprio il singolo, diciamo, il brano un po' più irruento, più come posso dire, più vicino, più forse forte. Anche non sì. So, io poi non amo definire o etichettare la musica che facciamo, che faccio in generale, lo lascio fare agli altri, nel senso che ho imparato per esperienza che un brano può riportare a un certo tipo di ascolto a seconda del background musicale di chi lo ascolta, e quindi insomma può portare verso il rock, portare verso il progress, portare verso il jazz, portare ovunque. Importante è che la musica provochi sensazioni. Certo, che arrivi a colui che l'ascolta con delle sensazioni, con delle emozioni, qualsiasi esse siano, poi tra l'altro non necessariamente sono le sensazioni o quello che tu provi nel momento in cui suoni, ma l'importante è che la musica arrivi al soggetto. Assolutamente, e la musica, oltre ad essere una forma d'arte, è un linguaggio, e quindi nella musica ci sono tanti tipi di linguaggi, tantissimi, e quindi noi abbiamo il nostro e speriamo di arrivare a chi ascolterà il nostro disco, a chi l'ha già ascoltato, di arrivare insomma a provocare delle sensazioni, insomma, piacevoli, spero. Senti, allora incominciamo a sentire il primo brano, poi magari ritorniamo sulla tua vita, sui tuoi progetti passati, su quelli attuali, insomma facciamo un po' una ricostruzione della tua storia musicale, della tua vita musicale, senza perdere di vista l'ultimo progetto. Non capisco quello che dice il video, più tardi lo facciamo. Adesso abbiamo il numero uno, che è 17. Raccontaci qualcosa su questo brano, Francesco, poi lo facciamo sentire. Pronto? Francesco, ci senti? Sono problemi di riconnessione. Abbiamo perso la linea? Abbiamo perso la connessione. È il bello della diretta questa. Sì, il bello della diretta. Adesso si dice il bello della diretta, ma in realtà non è bello per niente. Abbiamo perso il contatto con Francesco, è un modo di dire. Vediamo di ricontattarci. Abbiamo ancora in linea Francesco? Abbiamo ricontattato? No, abbiamo perso. Allora sentiamo il brano. Sentiamo il brano 17, tratto dal nuovo lavoro di Lo Magistro, Partipilo e Giacchino, che da venerdì 15 ottobre del 2021 potete trovare chiaramente su tutti i social, sulle piattaforme digitali. È un nuovo lavoro, questo nuovo album che si intitola World Expansion, e noi sentiamo il primo brano, che il primo brano è anche il brano che apre l'album, intitolato 17. Thank you.
Ritornati in diretta con Stazione 41, abbiamo ricollegato e in collegamento audio e visivo dalla pagina Facebook Francesco Lomagistro. Francesco, abbiamo già sentito, non so se tu l'hai sentito mentre eri non collegato con noi, ma abbiamo sentito il primo brano del tuo album che si intitola 70. Raccontaci un po' questo brano, come è originato, qual è il significato di questo brano, come si è generato, insomma. Sì, anche perché sembra un brano molto particolare rispetto a... Molto particolare rispetto ai generi precedenti, esatto. Anche alla sua modalità, alla sua musica precedente. Esatto. Ci senti, Francesco? Diciamo, ecco, sì. Sì, è un brano che ha una metrica dispari, una metrica abbastanza inconsueta, è in 17 ottavi, ma non è nato per, insomma, della serie facciamola difficile. Tutti i brani o sono stati scritti in precedenza, tipo Fabio ha scritto tre brani che per questo progetto, perché sotto dopo delle prove, dopo aver capito la direzione, Fabio scrisse tre brani, come Gaetano ne portò uno che mi piacque molto e decidemmo di registrarlo. Gli altri brani sono nati esattamente come nascevano un tempo, cioè in sala insieme, da delle idee, in questo caso, se non ricordo male, proprio da un'idea ritmica, e dopodiché si è sviluppata armonia e melodia. Poi, sai, il sound viene fuori da, è un po' un'alchimia, soprattutto nella musica che noi facciamo, tutto molto è legato all'istante, al momento, all'improvvisazione, quindi il suono acquisisce proprio la carica emotiva che c'è in quel momento in studio di registrazione, che per noi è molto importante, perché nella musica jazz, per quanto il nostro sound non si rifà a quello che è, diciamo, la musica tradizionale jazzistico afroamericana, però è quasi tutto suonato live, cioè della serie noi lavoriamo, ecco, parlando di termini tecnici, a take, cioè noi facciamo un take, una seduta, per chi non sapesse cosa sia, è una sessione di registrazione, dopodiché se ci piace poi iniziamo a lavorarci con, se necessario, sovraincisioni o anche no. Certo, quindi è una base, sulla quale voi poi incominciate ad improvvisare o organizzarvi con gli strumenti, aggiungendo quella che è il sound vero e proprio, fino a quanto il brano è completo, giusto? Anche se, sì, questo, diciamo, solo per alcuni brani, ci sono altri brani tipo P-Song o Misunderstanding che sono stati registrati buono alla prima o al secondo take, ma poi non c'è stato un gran lavoro, diciamo, si dice in gergo, di overdubbing, cioè certo. di sovraincisioni, ecco, insomma. Quindi è uscito, vi è piaciuto, dopo due o tre prove l'avete registrato? Sì, noi abbiamo ci siamo incontrati anche perché io e Gaetano siamo pugliesi e Fabio è piemontese, quindi insomma ci siamo incontrati qui in Puglia per cominciare a suonare insieme, a provare un po' e poi a mettere sul repertorio, e dopodiché siamo andati in studio dopo non moltissimi incontri, ecco, come si possa immaginare, insomma. E quindi poi alla fine la cosa bella è che quando si crea un feeling e c'è dell'interplay, alla fine ne viene fuori qualcosa, insomma, di buono, che insomma, che poi magari ci piace pure e diventa un disco, ecco. Senti, Francesco, dici come nasce questo trio World Expansion, anche perché il trio, tra l'altro, è diverso dal precedente duo che tu hai vissuto, perché precedentemente c'è stato Ferruccio Spinetti con il contrabbasso, quindi c'eri tu e il contrabbassista e il batterista. Qui invece sì, si aggiungono altri strumenti. Sì, l'esperienza con Ferruccio, che saluto se dovesse mai essere in contatto, dovesse vedere poi l'intervista, è nato, c'era un'amicizia, una stima reciproca, ed è stata una parentesi nata proprio
quando eravamo in lockdown, venne questa idea di fare una cosa a distanza e facemmo questo brano con che c'è anche un videoclip, ma completamente a distanza, insomma, non era un progetto, è stata soltanto un'esperienza di condivisione che ci è piaciuto fare, anche se chiusi in casa, tra l'altro, ognuno ha registrato a casa sua. E invece World of Spacio è proprio un progetto sonoro, un progetto musicale. Tra l'altro, dove manca il basso, è un trio, insomma, non tradizionale o convenzionale, nel senso che di solito il bassista è un elemento fondamentale, però in questo caso Fabio, che oltre a occuparsi dell'armonia, dei soli e delle melodie, ha l'arduo compito di occuparsi delle linee del basso, insomma. Certamente, poi abbiamo il sax alto e il piano, che ritorna a caratterizzare i tuoi brani, e poi chiaramente la batteria come sessione ritmica che è alla base proprio di questi tuoi brani, di tutti i brani dell'album che ho sentito, sono effettivamente, ti catturano l'attenzione. Ecco, questo sicuramente ti catturano l'attenzione, perché ci sono delle particolarità all'interno dei brani che comunque ti attirano e ti fanno ascoltare dall'inizio fino alla fine. Ho sentito anche comunque che hai introdotto, a parte una sezione ritmica abbastanza forte, e poi le senti magari con i brani, ma anche un po' di elettronica. Sì, il disco, nel disco abbiamo appunto usato l'elettronica, ma con parsimonia, cioè nel senso l'elettronica al servizio della musica suonata, quindi non un'elettronica predominante, ma un'elettronica, diciamo, non voglio usare il termine di contorno, ma di produzione. Insomma, il disco forse a differenza di alcuni dischi che possono navigare nell'ambito jazzistico, è un disco un po' più prodotto, ecco, un po' più, cioè, ma del resto oggi, cioè nel 2021, quando ascoltiamo progetti musicali anche che vengono da oltreoceano, quindi dagli Stati Uniti, è facile assolutamente diciamo confrontarsi con sonorità di questo tipo. E allora, cioè, insomma, è una sonorità molto moderna. Ecco, che, esatto. Insomma, cioè abbiamo dato una modernizzazione alla tua musica, possiamo dire così. Cioè l'abbiamo resa un po' più contemporanea, perché poi c'è una miscela anche di funk, di elettronica, un po' di generi un po' diversi da quelli che comunque erano caratterizzanti la tua musica. Quindi l'abbiamo modernizzato, in sostanza. Nei progetti precedenti, soprattutto i Brady Jazz Connection, con i quali ho fatto 4 dischi, mi rifacevo molto al quintetto, no? C'era un quintetto, quindi insomma tipico contrabbasso, batteria, pianoforte e fiati. Mi rifacevo un po' ai quintetti di quelli che erano, insomma, tipici dei periodi jazz, post bop, hard bop, o comunque la scena anche funk. C'è sempre, diciamo, nel mio playing quello che è un po' il groove, no? Quello che poi può determinare una tensione positiva che cattura magari l'ascoltatore, o comunque riesce a dare, insomma, una certa sostanza, e può caratterizzare in particolar modo soprattutto composizioni di questo tipo. È anche forza, direi, anche forza di penetrazione, anche forza nella musica. Senti, io volevo farti ascoltare, ci siamo dimenticati prima, era un video in relazione a quella che è la presentazione del tuo album. Abbiamo ascoltato il primo brano che apre l'LP, però adesso sentiamo e vediamo, perché è un video di presentazione dell'album. Proprio nella sala di registrazione questo è stato girato, con tutti e tre voi che state guardando il risultato dell'incisione oppure della produzione. Vediamo un attimino qual è il video, poi ci racconti che cosa avete fatto, se vi siete divertiti. Ovviamente vi siete divertiti a realizzare questo progetto fantastico. Thank you.
sabato. Eccola, e siamo ritornati a Stazione 41, a Music Room, evidentemente, che va in onda tutti i martedì dalle 22 alle 24, ricordamelo Marchetto perché ogni tanto mi dimentico, e abbiamo in diretta in linea Francesco Lomagistra, batterista, compositore, autore e a voglia quante ce n'è, e molte altre cose. E che abbiamo ascoltato un pezzo molto bello, a me è piaciuto molto. Bene, sono contento che ti è piaciuto. Senti, allora abbiamo già discusso come nasce il trio World Expansion, ma questi brani erano già pronti prima del Covid oppure li avete registrati durante questa breve pausa? Questa è una bella domanda. Per fortuna registrammo il disco nel 2019, e prima che scoppiasse insomma tutto il macello, tant'è vero che poi alla fine durante il lockdown ci siamo portati avanti e abbiamo fatto missare il disco, l'ha missato Marco Schnabel, un musicista e un fonico molto bravo che ha dato un valore insomma importante al disco, tra l'altro è anche special guest nella traccia Free, dove c'è una chitarra elettrica distorta addirittura. E quindi insomma i momenti in studio sono sempre momenti di concentrazione, però anche di divertimento, di relax, e poi non mancano mai le cene post session, insomma, poi da noi insomma in Puglia il buon cibo non manca. Su questo è fuori d'ogni dubbio. E quindi diciamo che il disco, forse se non ci fosse stato il lockdown, insomma sarebbe forse uscito prima, non lo so, però questo ha permesso anche di sicuramente fare le cose con più calma, e allo stesso tempo nei periodi insomma quasi di sblocco, insomma quando ogni tanto ci si poteva anche muovere, incontrai Petra Magoni, che tra l'altro anticipo è non solo special guest nel disco, ma è diventata la nostra editrice, perché un pomeriggio a Taranto, qui a casa mia, prendiamo un caffè e dissi: Petra, ti voglio far ascoltare l'ultimo lavoro. E feci play e lei fu molto colpita dal sound e dall'interplay che si era creato fra noi tre, e fu da lì che poi lei insomma decise di pubblicare il nostro album e addirittura di cantare un brano che non era un brano predestinato a una voce, quindi era un brano che era nato per essere strumentale, però diciamo il suo estro e la sua sensibilità ha fatto sì di essere capace di inserirsi magistralmente nel brano, che poi è diventato 2 o'clock and everything is okay. Senti, vogliamo presentare i tuoi amici che partecipano alla realizzazione di questo brano? Sì, vabbè, non sono solo i miei amici, ma compagni indispensabili di questo viaggio, che sono Fabio Giachino al pianoforte, tastiere ed elettronica, e Gaetano Partipino al sax ed elettronica. A dire il vero, questo progetto è nato sì da una mia idea, ma è stato fondamentale poter condividere questa idea con musicisti come Fabio e Gaetano, che oltre ad essere dei jazzisti straordinari sono musicisti molto aperti ed eclettici, quindi senza limiti di stile o di genere. Infatti la direzione è stata da subito sposata senza nessun tipo di dubbio, nel senso abbiamo intrapreso questa strada che abbiamo condotto insieme senza nessun tipo di freno o di limite stilistico. Senti, perché il titolo all'album e a questo progetto, che tra l'altro è un progetto vero e proprio musicale, World Expansion? Ah, guarda, credo che il nome raccolga veramente l'essenza della musica che suoniamo in questo album. È un mondo in espansione, quindi un mondo senza barriere, senza limiti, e poi è facile ricondurlo a un aspetto anche sociologico dei nostri giorni, quindi un mondo senza confini, è così come lo è la musica per noi, senza nessun tipo di paletto. Bene, è molto interessante anche questo titolo. È tua iniziativa oppure è un'iniziativa di tutto il gruppo magari? Chi è che ha spinto per intitolare il progetto World Expansion?
Ricordo bene che è stata un'idea di Gaetano. È stata un'idea di Gaetano Partipiro, sì, lo ricordo benissimo questo. E quindi abbiamo da subito. Vabbè, riconosciamo merito a lui, ma poi a tutto il gruppo, a tutto il gruppo che ha accettato anche un nome del genere, che è molto significativo. Sì. Il secondo brano che volevamo ascoltare da questo album è Meeting Point. Raccontaci un po' su Meeting Point. Tu hai detto che comunque i brani avvengono all'interno della sala di registrazione. Fortunatamente questo album è stato registrato prima del pausa Covid, perché poi tra l'altro è difficile, molto difficile per voi jazzisti suonare a distanza, magari, perché come tu dici, se tutto arriva all'interno della sala di incisione è difficile farlo a distanza, mentre la presenza di tutti e tre i musicisti dà qualcosa di più al brano, dà una spinta al brano, qualcuno partecipa di più, di meno, partecipa con uno spunto, magari con un pezzo suo, con un sound suo, con un groove suo, quindi è molto più facile farlo insieme. Ecco, dici su Meeting Point, ad esempio. Point è un brano che ha scritto, un brano di Fabio, e c'ha questo intro proprio di batteria, stile veramente stile funk, con questo sax quasi che mi riporta un po' sicuramente una scena sì, funk, perché no, funk, soul, un po' questo fraseggio su un groove serrato, insomma, che potrei fare dei riferimenti, ma non li faccio, poi ognuno fa, farà i suoi, insomma. Però è sicuramente un brano che ha un groove che poi spazia, che poi sia, insomma, è un brano che ha quell'impronta lì. Ecco, io consiglierei ai radioascoltatori di chiudere gli occhi e sentire la musica di questo gruppo e questo brano, sicuramente Meeting Point. Quindi chiudete gli occhi, ascoltate la musica e poi, quando sentirete la voce su Stazione 41, riapritele e vediamo che sensazione avete provato.
22:40 con Music Room. Un brano oggi, questa sera l'artista è Francesco Lomagistro. Francesco, credo che tu abbia colpito molto con questi groove, molto con funky, con anche musica, con qualche riecheggio di musica elettronica, insomma con un retro e una musica più moderna, all'avanguardia. Credo che ci sia un tutt'uno, come tu dicevi, World Expansion, sicuramente. Senza dimenticare quelle che sono insomma i fondamenti della tradizione, poi ovviamente la musica afroamericana raccoglie tantissime influenze da sempre, sin dagli anni 50, insomma gli Stati Uniti hanno accolto diverse etnie che poi inevitabilmente si sono, diciamo, mischiate, consentitemi il termine, per poter dare poi vita a diversi stili nell'ambito della musica jazz. Oggi più che mai non potrebbe essere altrimenti, insomma. E quindi noi da appassionati, amanti e allo stesso tempo musicisti, abbiamo detto la nostra con questo disco. Abbiamo pensato a una direzione, ma senza troppo stare lì a creare strutture preimpostate. Alla fine le composizioni sono nate perché si voleva andare in una direzione, poi alla fine si è suonato ed è venuto fuori quello che ascoltiamo oggi, insomma, nel disco. Beh, è molto bello come... Senti, Marco è curioso. Sì, perché ho visto che c'è molta armonia, diciamo, il gruppo. Infatti volevo sapere com'è stato il vostro incontro musicale o com'è avvenuto, insomma, qual è la storia, ecco. Allora, diciamo che con Gaetano c'è stato un modo di suonare in passato, in quanto pugliesi, insomma, in Puglia c'è un grosso fermento per la musica jazz, c'è un sacco di musicisti talentuosi, c'è un sacco di progetti che vengono fuori e vanno anche fuori, insomma, vanno anche all'estero, non solo nei confini, insomma. E questo per fortuna, possiamo dire. Sì. E poi non ricordo come, però mi incuriosì Fabio come musicista, quindi lo contattai tempo fa, ci sentimmo e ci riproponemmo di fare qualcosa insieme. Quindi alla prima occasione l'ho chiamato, gli ho chiesto se gli potesse far piacere, insomma, mettere su un progetto, e quindi tutto è nato così. Poi ci siamo incontrati qui a Taranto, abbiamo iniziato a suonare un po' insieme in sala, e di lì, dopo diverse volte, non tantissime, abbiamo messo su un repertorio e siamo andati in studio direttamente. Quindi avete trovato finalmente una sinergia perfetta, e diciamo per fortuna, per fortuna, perché sennò altrimenti non sarebbe arrivata alla luce, esatto, questo lavoro. Senti, ma che tipo di accoglienza vi aspettate nel mondo musicale con questi brani così particolari, così diversi dal genere musicale? Ad esempio, un jazzofilo che ama il jazz puro e che ha ascoltato i tuoi brani precedenti, quale potrebbe essere la reazione? Se avete avuto consensi, non avuto, avete consensi, critiche? Ma guarda, finora per quello che c'è pervenuto, soltanto commenti positivi, anche stupore. Devo dirti la verità, anche da musicisti che mi hanno scritto per dirmi che il disco era bellissimo, che insomma, che addirittura avrebbero voluto registrarlo loro, un disco così, nel senso che per un discorso proprio di scelta di sound, non perché non avesse le capacità, ovviamente, però sai, capita che anche a me spesso di ascoltare un disco o di guardare un batterista o di ascoltare, insomma, un nuovo progetto e di sentirmi in sintonia e di pensare: cavolo, mi piacerebbe, certo, vorrei farlo anch'io. Sì, mi piace quel mood, mi piace quel mondo, e chissà se nel prossimo disco potrò fare una cosa simile, insomma. Ripeto, poi guarda, noi forse un po' per indole, diciamo, chi è, diciamo,
proteso a fare musica jazz, è abituato a improvvisare, quindi siamo abituati all'imprevisto e ci piace, diciamo, il rischio, ecco, a differenza forse di altri generi musicali, chi fa jazz, diciamo, certo, sempre il rischio perché c'è l'improvvisazione. Ma certo. Poi sicuramente magari non può piacere a tutti, come ogni cosa del resto, sarebbe una pretesa, però devo dire già quello che è successo finora ci ha dato veramente tante tante soddisfazioni e speriamo di raccoglierne sempre più, insomma. Ma il progetto andrà avanti o ci saranno altri progetti, nel senso con lo stesso trio o con un'aggiunta, magari una modificazione? Questa è una domanda che forse andiamo ancora troppo in là, perché dovete promuovere questo nuovo brano, però non si sa mai. No, l'auspicio è sicuramente di continuare a lavorare insieme per un secondo disco. Ora, ecco, come hai tu anticipato, siamo qui a goderci, insomma, l'uscita di questo album e della sua promozione. Poi ovviamente saremo poi impegnati per dei concerti e di qui a insomma da dicembre in poi lavoreremo per i live, e poi alla fine la cosa che ci entusiasma di più, oltre alla realizzazione di un album, è quello di poterlo suonare dal vivo e di poterlo portare in giro, insomma. Certo, avete delle tappe fin da adesso, avete già un programma di concerti live, perché la rappresentazione ovviamente del jazzista è quella di suonare live, indubbiamente. Ora che si può fare. Adesso che si può fare nei teatri, certo. Al momento abbiamo due concerti di presentazione qui in Puglia, e che saranno il 20 novembre a Bari, ad Accoglio delle Fonti, in un club che si chiama 1799, e il secondo concerto sarà proprio a Taranto il 21, in un live club che si chiama Spazio Porto. Quindi per adesso partiremo dalla Puglia, dopodiché da dicembre stiamo lavorando per dei concerti in Italia, e sinceramente poi vorremmo ampliare, insomma, le date, con ci auguriamo di poter portare anche il disco all'estero, perché ci è capitato spesso, tutti e tre con progetti diversi ovviamente, di andare a suonare molte volte all'estero, ecco, insomma. Beh, ma questa è una musica internazionale, questa è una musica che raccoglie un po' i generi di tutto il mondo, il mondo del sud, quindi è evidente che comunque dovrebbe avere spazio anche a livello fuori dall'Italia, fuori dai confini italiani. Ce lo auguriamo. Ecco, anche noi ve lo auguriamo. Magari poi a Fermo noi facciamo delle serate jazzistiche, jazz e non solo jazz. Potremmo anche pensare tante volte di invitare Francesco Lomagisto. Questo lo dico per gli organizzatori del jazz e non solo jazz, perché comunque è una musica particolare, una musica bella, una musica trascinante, con un po' di tutto. Adesso, Francesco, veniamo a quello che è il brano trainante, che tra l'altro è il primo brano che è uscito sulle piattaforme digitali. È il venerdì 15 ottobre, credo che sia uscito, no? Il brano trainante dell'album, che è intitolato Free. Effettivamente il singolo Free è uscito il 24 settembre, il 15 ottobre è uscito l'album. Sì, Free è, diciamo, è la nostra punta di diamante, nel senso che è stato il brano che è uscito fuori allo scoperto per presentare appunto questo lavoro. Non poteva essere che Free, sia per il titolo che per il sound che ha, e poter essere, diciamo, l'apripista di questo nuovo album, dove tra l'altro c'è anche un videoclip annesso. E noi abbiamo il videoclip. Comunque questo è un sound molto aggressivo, quello contenuto in Free. Sì, è abbastanza irruento, sì, abbastanza, diciamo, a dire il vero, inizia con c'è un intro abbastanza ambient, abbastanza orchestrale, per poi sfociare, diciamo, in quello che poi, insomma, adesso ascolteranno chi ci sta seguendo, insomma. Ecco, con questo brano è molto probabilmente i tuoi ascoltatori, i tuoi fan hanno pensato forse Francesco ha cambiato genere. Sì, mi è stato chiesto, ma hai cambiato? Ho detto, no, non ho cambiato, è no. che
alla fine, cioè, soprattutto insomma, chi ha tanti ascolti, poi alla fine è inevitabile che magari in certe produzioni vengano, certo, vengano fuori. Beh, mi pare evidente, cioè da un genere musicale che potrebbe essere più un jazz più puro, magari più pulito a livello jazz, ascoltano un brano del genere con un groove funky ed elettronico, chiaramente i tuoi fan se ne accorgono subito. E la domanda, la prima domanda che ti fanno: Francesco ha cambiato completamente genere, oppure si è impazzito, o ha fatto un disco fantastico? Sì, anche se devo dire, io nelle mie produzioni non ho mai forse ripetuto, sì, dici? No, cioè, sono mai stato legato forse a un sound, diciamo, tradizionale, ecco. Ho sempre cercato di metterci dentro tutte le mie influenze, che poi sono tutti i miei ascolti, insomma. Non ho mai ascoltato solo jazz, insomma. Il jazz è il mio primo amore, cioè l'amore, cioè quello che la musica chiama ancora, però ripeto, oggi la parola jazz significa tante cose. Certo. Senti, Francesco, io ho letto una definizione che mi è rimasta un po' in testa, volevo farla a te. Brano che è possibile definirlo bizzarro, come il video. Perché è stato attribuito questo aggettivo al tuo brano, bizzarro? Ma bizzarro, poi è tutto relativo alla fine, perché cioè, se magari ascoltiamo cose magari potrebbero esserlo molto di più. Forse è bizzarro perché magari legato, diciamo, a un disco che viene denominato, diciamo, jazz, per quanto, insomma, ripeto, lo dico in punta di piedi, perché è un disco sicuramente che ha tante contaminazioni, ma sicuramente c'è di mezzo sempre l'armonia e l'improvvisazione jazzistica, perché sia Fabio che Gaetano hanno inevitabilmente un fraseggio jazzistico. E bizzarro forse perché innanzitutto c'è una chitarra elettrica distorta che magari che riecheggia un po' di funk, per l'uso che, insomma, per il tipo di come posso dire, di approccio che c'è in questo brano, diciamo, un po' si esula da quello che può essere un ascolto più tradizionale nel jazz. Però è la cosa che forse mi piace di più, il fatto di non avere vincoli, cioè se una cosa funziona e piace, va bene, non mi interessa appartenere a una categoria, una particolare categoria standardizzata. Beh, questo è un bel pensiero, però. Oh. Non abbiamo più la voce, Francesco. Ci sono. Ah, ecco, allora mandiamo il video. Abbiamo mandato il video free, poi ritorniamo in diretta a commentare questo bellissimo videoclip che poi ci racconterai un attimo. Sì.
Ed abbiamo ascoltato Free, il brano tratto dall'album World Expansion. Era in collegamento anche con Facebook Andrea Alfieri, organizzatore di Jazz e non solo Jazz, al quale chiaramente abbiamo rivolto l'invito per ospitare anche a Fermo Francesco Lomagistro, musicista che questa sera intervistiamo a Music Room di Stazione 41. Francesco, un impatto non soltanto musicale ma anche visivo con il videoclip. Sì, beh, sai, l'immagine a volte aiuta, insomma, sposa, insomma, la musica. Musica e immagine vanno a braccetto, tra l'altro è un aspetto che a me piace tanto, anche quello della fotografia, della, insomma, della grafica, e oggi, insomma, ce n'è di tutto e di più. Quindi quando, diciamo, un progetto sonoro può trovare una buona connotazione con qualcosa che possa illustrarlo, tra virgolette, perché no, insomma, anche sembra strano, ma per un gruppo, diciamo, che è abituato a pensare unicamente alla musica, poi alla fine realizzare anche un videoclip. Però ripeto, la nostra musica è abbastanza trasversale, quindi alla fine perché no. Chi ha realizzato il videoclip, Francesco? Allora, il video l'ha realizzato tale John Caruso, che è un giovane sconosciuto che vive a Brooklyn, che conosco da un po' di tempo e che ha accettato di realizzare questo video, che forse non, il nome non dice niente. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Ok, perfetto. E, si è sentito quello che ho detto? Sì, del tuo amico di americano che ha realizzato il videoclip. Sì, tra John Caruso, che tra l'altro è un italo-americano, sicuramente ci abbiamo collegamenti con Caruso nella nostra terra. Esatto, che però svelo solo a voi in segreto, sì, che John Caruso è il mio alter ego, quindi alla fine mi sono divertito a mettere su anche questa storia. Come dicevo prima, la fotografia, la... E tutto ciò che è grafica, immagine, è una mia, non so se chiamarla passione, è una cosa che mi stimola e mi piace tanto. Anche fotografare col telefonino paesaggi, tramonti o immagini che magari possono stimolarmi, mi piace, insomma. Senti, questo video inizia con il mare e finisce con il mare. Che cosa significa? C'è qualche collegamento con la tua terra? Beh, sicuramente, insomma, sono nato e vivo in una città di mare, per quanto per chi mi conosce sa benissimo che io non amo andare al mare, non amo l'estate, preferisco l'autunno e l'inverno, una cosa paradossale per una città come Taranto, dove abbiamo un mare fantastico. Meraviglioso. Però il mare non è solo, diciamo, il mare estivo, il mare rappresenta tante, certo, cose, il mare è un'essenza, il mare è potenza, è libertà, possiamo interpretarla come vuoi. Esatto, e tante cose, quindi alla fine fa parte della mia vita, ma non solo della mia, anche immagino anche chi non è cresciuto in una città di mare abbia comunque un'attrazione per un elemento della natura così, insomma, affascinante. Senti, e potente. Ecco, io con questo video ho trovato qualche collegamento con un vecchio video tuo, Space Recording, che anche questo iniziava con il mare e poi c'era la cosa di la raffigurazione, erano diverse perché c'era Ferruccio Spinetti e te come cartonati, però anche questo video alla fine c'è dei personaggi che sono cartonati, magari della gente che cammina, quindi c'è qualcosa che mi ricorda questo brano, sempre come base il mare. Sì, se vogliamo è anche un po' paradossale per me, perché ripeto, non essendo un frequentatore di lidi o altro, però evidentemente comunque il mare ha una importanza, ecco, forse noi che siamo abituati ad avercelo sempre il mare, no? A guardare l'orizzonte e cercare sempre il mare, no? Quindi è sempre qualcosa che ci accompagna da sempre, e quindi inevitabilmente forse è un elemento che poi alla fine riappare, come in questo caso, in questi due video.
E guarda caso adesso abbiamo il quarto brano che dobbiamo ascoltare, vogliamo ascoltare, che richiama il mare, si intitola Lungomare. Lo ascoltiamo, esatto. E poi siamo ancora in diretta con Francesco Lo Magistro. Eccoci di nuovo in diretta con Music Room e Stazione 41, Max Ventura e Marco di Giandomenico, Fox e la regia. E stiamo intervistando musicista internazionale, di fama internazionale, Francesco Lo Magistro, batterista, e per questa serata con un progetto che si intitola World Expansion. Abbiamo ascoltato il quarto brano dell'album, Lungomare. Intitolato Lungomare, esattamente. Anche questo è un riferimento al mare, Francesco? Beh, questo è inevitabile, è proprio il lungomare di Taranto, io tra l'altro abito proprio nei pressi del lungomare, e questo brano, per quanto insomma sia palese che si rifaccia una ritmica reggae, sostanzialmente è un reggae. E si sente? Ma, l'ho immaginato, non so perché, non mi chiedete perché, ma ho immaginato, non so se avete presente quelle le marching band che ci sono a New Orleans, no? Che spesso suonano nei funerali, però suonano una musica allegra. Ho immaginato questo passo dell'uomo che porta avanti la banda con questo bastone, che non conosco il nome, se c'ha un nome specifico, però ho immaginato questa camminata proprio
su un lungomare, cioè un po' un pensiero un po' bizzarro, un po' strano, un po' però allora ho detto ragazzi, questo brano vorrei chiamarlo Lungomare, e quindi insomma, poi è bello dare un nome insomma anche italiano, no? Spesso noi usiamo la lingua inglese perché la lingua inglese è la lingua internazionale. Ecco, esattamente, quella domanda che volevo farti io, poi magari te ne voglio fare altre, ma molti titoli sono in inglese, molti titoli sono in italiano, perché questa scelta così diversificata? Ma guarda, sostanzialmente forse l'unico brano che è in italiano è questo, proprio questo Lungomare. Di solito, sai, si usa la lingua inglese perché comunque è un linguaggio universale, quindi la nostra musica non è una musica che è strettamente legata all'Italia, perché essendo anche una musica strumentale e non essendo una musica cantatorale, quindi alla fine racconta qualcosa attraverso appunto i suoni, le note, quindi usiamo un linguaggio universale proprio perché la nostra musica è una musica che è fuori anche dai confini, insomma. Senti, io in questo Lungomare invece ho sentito diversi effetti elettronici, forse caratterizzati da un maggiore effetto elettronico, però quello che io ho immaginato chiudendo gli occhi e ascoltando i brani, perché questi brani io li ascolto chiaramente a occhi chiusi perché devo sentire la musica e tutte le sfumature della musica, un treno che passa lungo la costa, magari la costa tarantina, però c'è il viaggio di questo treno intorno al mondo per la musica. Beh, sai, la musica alla fine fa succedere quello che è successo a te adesso. Ognuno può è libero di interpretare, anzi è la cosa bella forse, no? Io ricordo quando ero piccolo a scuola elementare ci facevano ascoltare delle sinfonie, insomma delle sonate, e quindi ognuno poi doveva immaginare che cosa insomma gli veniva in mente, questo anche per sviluppare, no? Certo. La fantasia. Credo che tu abbia fatto la stessa scuola mia, perché nell'ora di musica anche il nostro insegnante di musica, oppure era diffuso a quell'epoca, ti metteva un disco spesso di musica classica e sì, poi ti diceva che cosa ne pensi o che cosa puoi immaginare di questo brano, e lì c'erano le risposte più svariate, qualsiasi genere. Comunque il professore non è che guardava molto alla risposta che ti dava alla fantasia del ragazzo, ma guardava fondamentalmente a chi si avvicinava al titolo di questa composizione lirica. Invece la cosa più bella è che la musica ti fa sviluppare qualsiasi pensiero, qualsiasi idea, qualsiasi emozione, ed è soggettivo questo. Quindi se io ascolto un treno, non necessariamente ho sbagliato ad ascoltare un treno che viaggia in giro per il mondo per portare la musica. È qualcosa di diverso di quello che prova Marco in questo momento, o che ha provato un altro radioascoltatore. Non esistono gli errori nelle sensazioni, cioè ognuno ha le sue. Esattamente. Senti, te l'ho fatta la domanda, ma quanto ha contato la tua terra nella tua musica? Credo poco, perché sicuramente non è una diciamo un genere che ha le fondamenta insomma nel sud Italia. Ecco, da noi insomma la musica italiana è la musica popolare, no? La musica quella che viene dal folklore, quindi poi ogni regione ha la sua tradizione. Poi da noi c'è molto, cioè, Taranta, la taranta, la pizzica, certo, la tua da te è fondamentale quel ballo popolare. Sì. No, io non penso che... Vi racconto una storia, forse è questa un po' più di attinenza. Io ho mia madre che da giovane ha vissuto 10 mesi a New York dal famoso zio d'America, e mi raccontava quando ero piccolo di questa sua esperienza, della quale era rimasta folgorata, era innamorata di New York, e mi ha trasmesso questo amore verso New York, verso quel tipo di mondo. E tra l'altro mia madre ha vissuto a New York tipo fine anni 50, quando il jazz era in pieno sviluppo, quindi io immaginavo che mia mamma era nello stesso posto in cui potevano esserci quella sera a suonare Miles, John Coltrane, Charlie Parker, Art Tatum, Bud Powell e tanti altri miti del jazz. E quando io sono andato
la prima volta a New York, per me è stato come vivere un sogno, realizzarne tanti altri quando poi ho avuto la possibilità di tornarci per suonare e fare dei concerti, insomma. Quindi New York è stato sicuramente una meta che mi ha cambiato tanto e mi ha dato tantissimo. Senti Francesco, qual è un ricordo, un concerto, una prova, un'incisione ritornando indietro tu la ricordi con affetto, con particolare affetto o con particolare soddisfazione? Ma guarda, forse la prima registrazione che io ho fatto, che è stato proprio un disco jazz, ti parlo, io avevo forse 19 anni, registrai questo primo disco jazz a Roma per due musicisti che sono stati dei capisaldi della musica jazz, e uno è Cicci Santucci, l'altro Enzo Scoppa. Cicci Santucci è stato per tanto tempo la prima tromba di Ennio Morricone, un jazzista rinomato, e ricordo che ero molto emozionato perché era la mia prima sessione, il mio primo disco, in questo studio che si chiama Telecine Sound, che è a Roma, un vecchio studio dove mi sa che facevano anche produzioni Rai, insomma, e quindi è stata la mia prima esperienza e avevo molta adrenalina, ero molto molto felice allo stesso tempo, insomma, anche un po' impaurito, perché sai, registrare un disco è sempre una responsabilità, è sempre qualcosa che poi rimane, insomma, quindi insomma puoi suonare con questi musicisti, ecco, di fronte a dei mostri sacri che tu magari hai sentito soltanto nei dischi, e poi averceli davanti è un'emozione particolare, dovrebbe essere. Sì, poi questa emozione poi ovviamente l'ho riscontrata sempre, poi soprattutto nei viaggi, ti ripeto, a New York ho avuto modo di suonare con tanti musicisti, di conoscere tanti musicisti, anche miti che io che leggevo sui dischi quando da ragazzo ascoltavo i primi dischi jazz, quindi insomma è stato un po' toccare con mano quello che avevo sempre desiderato e sognato. Senti, qualcosa che non hai fatto e che vorresti fare, con un musicista che vorresti suonare e non hai ancora suonato? Questa è una bella domanda, ma guarda, facciamo finta che io sia un ragazzino che sogna e che tu mi fai una domanda. Guarda, io oltre alla musica jazz, come ho detto prima all'inizio dell'intervista, ho ascoltato sempre di tutto. Un gruppo che è sempre stato un mito per me e lo è tuttora, e ho tutti i dischi e sono andato anche al concerto della Reunion, sono i Police. Quindi io ho sempre amato i Police e Sting, e mi sono sempre detto che mi sarebbe piaciuto anche solo per 10 minuti, 5 minuti, poter suonare un brano con Sting, però è un po' un sogno da fan, ecco, più che da Perfetto, guarda, te lo facciamo realizzare noi, Sting, visto che ci stai ascoltando, che stai ascoltando Stazione 41, che può ascoltare il podcast tranquillamente. C'è Francesco Lomagistro, che è un batterista fantastico, potrebbe suonare tranquillamente con te, tranquillamente potrebbe accompagnarti su uno dei tanti brani che qual è il brano che preferisci accompagnare Sting, Francesco? Ah, guarda, ce ne sono veramente tantissimi. Un brano che ricordo quando ero ragazzino è sicuramente Every Breath You Take, un brano che ha segnato un po' la mia post-adolescenza, insomma. Ma credo che l'abbia segnata un po' a tutti quella, quella canzone, ma anche la storia dei Police. Senti, ma ritorniamo a noi. Questi sono anni social. Ecco, che cosa ne pensi dei social? Nel bene e nel male? Guarda, io credo che i social abbiano in un certo senso accorciato le distanze, in un altro senso condizionato e un po' monopolizzato quello che poi dovrebbe essere lo spessore di un prodotto, no? Cioè, nel senso, noi ovviamente usiamo i social perché è un modo di comunicare odierno, quindi sarebbe quasi, insomma, non averlo sarebbe anacronistico, ed è comunque un mezzo immediato, no? Per potersi anche, diciamo, interfacciare con il resto del mondo, quindi ben venga se usato in maniera sana. Quando poi il social diventa un elemento fondamentale per poter determinare il valore di un artista o di un prodotto, allora anche no. Certo. E io invece ho un'altra domanda, sempre riguardo un pensiero, adesso chiediamo tutti i pensieri. Cosa ne pensi della musica di oggi, diciamo quella che va di tendenza adesso? Qual è il tuo pensiero, ecco?
Cioè, oggi credo che a quale ti riferisci in particolar modo? Quella italiana, quella... Ma in generale, ecco, no, non una musica ben precisa. Sono sempre molto, diciamo, incuriosito da quello che succede, tant'è vero che io ho anche due figlie, una ragazzina di 14 anni che spesso mi chiede: papi, ma conosci questo? Io non conosco, oppure io mi interfaccio anche con ragazzi, perché io insegno anche, insomma, percussioni e batteria ai ragazzi, quindi ovviamente, anzi, loro a volte mi portano delle novità che io non conosco assolutamente. Per esempio, l'altro giorno parlavo con un ragazzo di musica moderna, tipo, non lo so, tipo elettronica, trap, ma io sono proprio fuori da quegli ascolti, perché ovviamente io vado a cercarmi gli ascolti che mi interessano, no? Non seguo, ma no, non lo dico per fare il figo, ma non seguo molto programmi televisivi, musicali, non mi attrae, più che altro vado a cercarmi io le cose, magari su internet. Che ti piacciono, certo, su YouTube, su internet. Sì. È comunque la musica veloce, insomma, quella che di cui parlava Marco, la musica che si sente poi dopo due mesi svanisce. Esatto. Senti, vogliamo sentire un altro brano, Misunderstanding, il numero 5 dell'album World Expansion. Ce lo sentiamo e poi magari diciamo due parole, perché abbiamo ancora quattro brani da sentire con questo e ne rimangono tre e abbiamo anche i minuti contati.
Misunderstanding è il numero 5, il brano numero 5 dell'album World Expansion. Questa è incomprensione? Sì, sì, questo è un brano di Fabio, un brano che a me piace tantissimo perché è proprio, diciamo, il mood che io amo un po' di più. Sì, questo, no? Questo è un po' più classico, come sì, un jazz più classico. Quelli che abbiamo ascoltati prima. Sì, sì, un po' più, diciamo, sì, più vicino a quello che un concetto un po' più, insomma, non tradizionale, però non, insomma, tradizionale, certo, ma quello che magari tu preferisci suonare. Sì, dici, mi sento molto vicino a quel mondo. Senti molto più vicino. Sì, sì, sì. Senti, volevo chiederti ancora, come vengono considerati, tu che hai viaggiato il mondo, che hai suonato con tanti artisti, che sei stato in America, sei stato in altre parti del mondo, come vengono considerati i musicisti, soprattutto in Italia, rispetto all'estero? Cioè, non vengono considerati, vengono considerati in... diversamente da come vengono considerati all'estero, e quello che ci sarebbe da cambiare o comunque anche modificare? Ma guarda, io ricordo una volta un'intervista per una rivista specializzata per batteristi e percussionisti. Il titolo dell'intervista che mi fecero era Nemo profeta in patria. Diciamo che dalla mia esperienza ho sempre avuto più riscontri all'estero che non qui nel nostro paese. Ora, ma questo perché, scusami, te lo sei spiegato? Ti sei dato una motivazione? No, cioè, nel senso che forse nella fattispecie, insomma, il Giappone, per esempio, era in quel periodo ed è tuttora molto attento a quello che succede, diciamo, nel jazz italiano. C'è proprio un'attenzione a quello che viene dall'Italia. Tra l'altro, comunque, l'Italia storicamente, gli italiani storicamente hanno contribuito alla nascita del jazz nel primo ventennio del Novecento, insomma. Quindi, sai, l'Italia è un po' un paese strano, un po' è una grande provincia, quindi a volte, credimi, è più difficile poter magari suonare in un festival italiano piuttosto che in una rassegna, un festival all'estero. Almeno a me questa è la mia esperienza, ma non è una polemica. Poi, insomma, dovessimo girare la conversazione su questo, non ne usciremmo più. Certo, è un po' complesso, ci vorrebbero diverse ore per poterne discutere. Ma quello che ti volevo dire, noi abbiamo sentito, perché ogni martedì noi ospitiamo un artista differente, abbiamo sentito che comunque vada molta responsabilità, o una gran parte di responsabilità è dovuta alle case discografiche, che in questo periodo stanno cercando proprio della musica veloce. È vero che la tua musica è una musica di nicchia, perché è evidente che la musica jazz è una musica di nicchia, però ecco, sono anche le case discografiche che non cercano più nuovi personaggi, nuovi autori, nuovi scrittori, ma vanno già alla ricerca di coloro che hanno una certa visualizzazione, molte visualizzazioni su YouTube, quindi soltanto dietro a una commercializzazione del prodotto. Cioè, una commercializzazione sicura, diciamo. Diciamo, per esprimere questo concetto in poche parole, è che il music business non ha niente a che fare spesso e volentieri con la qualità o con la proposta musicale. Tra l'altro, voglio dire, oggi credo che avrebbero, ecco, rimaniamo in un contesto, diciamo, di italiano. Oggi, con le dinamiche che vengono gestite dal mercato, sarebbe difficile poter vedere venire fuori personaggi come Di André, come Dalla, come tanti altri cantautori che hanno lasciato il segno e hanno scritto tantissima bella musica. E oggi è cambiato tutto, oggi si vuole formatizzare, consentimi questo termine, un po' quello che è un prodotto, che deve essere necessariamente affine a qualcosa che si è deciso che debba essere in quel modo. Però questo, per fortuna, diciamo, noi non tocchiamo questa sfera, anche perché, ripeto, la musica strumentale, la musica jazz, oggi più che mai sicuramente è diventato un linguaggio più, diciamo,
più, come posso dire, più fruibile, più arriva un po' più facilmente alla gente. Però stiamo sempre parlando di musica di nicchia, anche se sappiamo benissimo che gruppi come storici anche di musica strumentale magari in altri tempi avevano possibilità di fare anche palazzetti. Cioè oggi non dico che non si possa fare questo, ma se parliamo di music business siamo proprio fuori da completamente da quanto ci riguarda, sì. È un discorso completamente differente. È chiaro che comunque era sondare quelle che erano le tue opinioni su questa situazione musicale attuale in Italia, che comunque si va dietro al prodotto, alla commercializzazione, che non ha nulla a che vedere, come stavi dicendo tu, con il talento o con il testo o con la musica di qualità. Ecco quello che era il senso Diciamo che, per esempio, se noi ci rifacciamo ad artisti grandiosi come Stevie Wonder, Michael Jackson, James Brown, Prince e tanti altri che vengono dagli Stati Uniti, loro comunque facevano una musica di qualità, una musica di qualità e che comunque arrivava alle masse. Quindi insomma, oggi insomma, sì, sicuramente ci sono artisti che ne fanno ancora, però in Italia non vedo questa, insomma, spesso mi capita di ascoltare per sbaglio qualcosa e sinceramente non ce la faccio proprio. Non ci riusciamo. Senti, facciamoci un Week in the Dunes. Ok, va bene. E noi ci ascoltiamo il brano numero 6 dall'album World Expansion. Sono le 23 e 29 minuti primi. Noi abbiamo ancora 20 minuti di chiacchierata. Ti rubiamo ancora 20 minuti in questa magica notte del jazz e soprattutto di Francesco Lo Magistro.
E Weekend in the Dunes, questo, Francesco, anche questo è più vicino alle tue corde. Secondo me lascia più spazio alla improvvisazione. Sì, sì, questo è un brano scritto da Fabio. Sì, assolutamente. Poi Gaetano qui, insomma, veramente addirittura, a mio parere, calpesta un po' quello che è anche un momento di free, insomma, cioè, qui è fondamentale ovviamente l'interplay, poter saper almeno dal punto di vista musico l'esposizione del solo stesso. È un brano che sicuramente ha una importanza nel groove, nel ritmo, e insomma c'è un po' di tutto, insomma, anche qui. Senti, che cosa consiglieresti ai musicisti di oggi? Questa è un tasto dolente toccando. Ma guarda, io avendo a che fare anche con molti ragazzi giovani, quello che io dico è sicuramente che per poter pensare di fare il musicista c'è bisogno alla base tanta passione e tanto studio. Quindi i primi a crederci devono essere loro, insomma, e poi seguire la strada e vedere cosa succede, non mollare mai ed essere pronti e aperti, insomma, a quello che poi la vita musicale o la carriera poi potrà presentarsi, insomma, forse presentarli. Purtroppo non c'è una via segnata, non c'è un percorso, tranne che se non quello magari negli ambiti un po' più convenzionali, come quelli magari della musica classica, no? Quindi le orchestre, gli orchestrali, forse sono l'unico contesto dove magari con un'audizione si può ambire ad entrare a far parte di un'orchestra. Per il resto è tutto così libero e lasciato, insomma, al caso, ecco, se vogliamo. Anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Non guasta mai, esattamente. Se si è innamorati della musica e non si riesce a farne a meno, insomma, poi è quello che poi fa la differenza nella vita, cioè alla fine fare musica ti fa star bene, ti rende felice. Certo, è un sacrificio fare musicista, e non è per tutti e non è assolutamente facile. Esattamente, beh, questo complimenti a te e complimenti a tutti i musicisti che continuano spinti dalla passione, e noi in un certo senso vogliamo contribuire a questa passione cercando di pubblicizzare il più possibile quelli che sono i talenti, certo, quella che è la musica nuova, quelle che sono le musiche e i talenti italiani. Proprio con questo programma. Con questo programma, ovviamente, ma poi in genere con tutti i programmi della radio. Senti, adesso parliamo finalmente, perché è arrivata la settima traccia dell'album, della collaborazione con Paola Magoni. Come è iniziata questa collaborazione? Petra Magoni. Come ho anticipato prima, Petra, insomma, ci siamo conosciuti qualche anno fa, e insomma è nato un rapporto di amicizia, di stima reciproca, e appunto in un pomeriggio qui a Taranto ci incontrammo, facciamo due chiacchiere, un caffè, e io le chiesi di ascoltare quest'ultimo lavoro, e ripeto, lei ne fu molto colpita e catturata soprattutto dall'interplay e dal sound, e quindi lì è stata una cosa in crescendo, dove prima aveva delle proposte di cantare un brano e lei accettò, dopo qualche settimana ci sentimmo e scelse il brano che voleva cantare, e dopodiché è diventata anche la nostra editrice, insomma, quindi siamo una bella squadra, devo dire. Senti, tu hai detto che il brano che interpreta Petra Magoni è nato come brano strumentale. Non è facile trasformare un brano strumentale in un brano vocale. Come ci siete riusciti? Visto che è nato come brano musicale, soltanto strumentale. Beh, questo lo si deve molto all'estro e, diciamo, alla maestria di Petra, che è riuscita, diciamo, a scrivere un testo e a costruire una linea melodica su un brano, ripeto, che non è per niente facile per una cantante, diciamo, poter interpretare, ma lei l'ha fatto alla grandissima e alla fine ne è venuto fuori, insomma, quello che poi ascolteremo fra pochissimo. Quindi, insomma, è un doppio ringraziamento a Petra. Noi siamo felicissimi di averla con noi in questo disco.
Peccato non averla questa sera, altrimenti avremmo chiesto anche a lei le sue emozioni, le sue sensazioni, quello che ha provato a partecipare a questo brano. Ma tanto ce lo stai spiegando tu, quindi significa che comunque è stato un grosso successo e un'interpretazione fantastica. Noi ci ascoltiamo l'interpretazione di Petra Magoni su questo brano. L'aria si fa irrespirabile. Thank you.
Siamo arrivati alle 23.47 e va tutto ok anche da noi. Questo è 2 o'clock and everything is okay, che è cantata, dobbiamo dire recitata con un testo teatrale e un ritmo ossessivo. Francesco, dimmi se le mie sensazioni possono coincidere con quelle che ti hanno manifestato magari qualcun altro, con un jazz anche questo molto libero, lasciata l'improvvisazione, tre elementi che si amalgono a perfezione. Sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro, ripeto, è un po' una, sì, come hai detto tu, un racconto teatrale, cioè i testi di Petra, la linea vocale, e poi c'è il solo di Fabio che esce fuori da questa ossessione per poi liberarsi con questo solo bellissimo che ha fatto, fraseggio proprio tipicamente jazzistico, molto, molto americano, che sale su, questo è, ecco, l'immaginario mio visivo, per poi ritornare nel pezzo, e, insomma, è un brano che sì, forse raccoglie tutto, raccoglie insomma, tutto, sì. Ecco. C'è il teatro, c'è l'ossessività, c'è il jazz, c'è il free jazz, c'è tutto, c'è il ritmo, c'è lo strumento che emerge dal brano. Sì. Credo che sia la completezza. Marco mi guarda, tu no, preferivi gli altri brani magari più ritmati? Più no, che... io sono rimasto colpito da, come avete detto prima, che era partito inizialmente come un brano solo musicale, che quindi penso che poi la parte cantata da Petra sia stata aggiunta dopo. È stata aggiunta dopo, che sì, è una come cosa, ci ha spiegato Francesco. Diciamo, mi ha fatto specie perché diciamo si unisce proprio benissimo con la parte musicale. Ecco, vedi, anche Marco, Francesco, che normalmente è più legato alla musica più veloce, giusto? Un po' di pop, più pop. Diciamo forse più anche jazz tradizionale. Beh, abbiamo un altro amante di jazz tradizionale. Però che comunque mi ha colpito. Ecco, quindi è stato una bella produzione, un bel successo quello con Petra Magoni. Sì, assolutamente, è un valore aggiunto alla nostra produzione in tutti i sensi. E poi tra l'altro a noi interessa moltissimo il parere dei più giovani, cioè a noi piacerebbe arrivare insomma a un pubblico che non è abituato magari ad ascoltare questa musica, e ci piace veramente, siamo curiosi dell'effetto che può provocare appunto ragazzi come Marco. Che Marco è giovanissimo. Marco è giovanissimo, io magari ho l'età tua, forse qualcosa di più, però è stata una bella cosa avere Marco qui come giovane a apprezzare la musica, una musica differente. Certo, da posso quella dire che tu dalla ascolti, mia parte hai fatto colpo. Hai fatto centro. Avete fatto centro. Senti, Francesco, noi ci rimane l'ultimo brano da ascoltare, P-Song, che è l'ultima traccia del brano World Expansion. Prima però volevo chiederti dove possiamo trovarti, dove possono i nostri radioascoltatori ascoltare i tuoi brani? Beh, sicuramente su tutti gli store digitali e su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music. Però vi do una notizia di anteprima, che il disco sarà stampato anche con copie fisiche, che per noi insomma è una soddisfazione, perché siamo legati, un po' nostalgici a quello che è la copia fisica, perché è qualcosa che possiamo toccare, che possiamo... Al CD, al famoso CD insomma, al classico CD. Esattamente, quindi siamo contenti che insomma sarà stampato anche a breve sul formato CD e non ultimo anche i vinili, quindi insomma. Quindi qualora dovessero volessero acquistare un CD, un vinile, possono farle dove? Ma questo, il CD uscirà penso fra un mese, quindi potranno contattarci per adesso sui nostri social, che sono appunto su Instagram World_Expansion e su Facebook World Expansion, quindi potranno innanzitutto contattarci direttamente per poi insomma poter indicare quanto prima il modo migliore per poterlo acquistare. Quindi l'ultimo brano è P-Song, conclude l'album. Sì. P-Song è una composizione di Gaetano. Una composizione, sì, di Gaetano. No, dimmi. Sì, è un brano, forse il brano più, un po' più, ecco, forse il brano un po' più vicino all'esecuzione, quella un po' più, diciamo, acustica, jazzistica, e chiude il disco, e insomma,
non poteva essere secondo me il miglior brano, insomma, per chiudere questo ascolto, ecco. Ecco, e con queste note noi ti ringraziamo, Francesco Lomagistro, lo ricordiamo, ringraziamo te, come ringraziamo anche i tuoi amici e colleghi che hanno realizzato il progetto War Expansion. Ti auguriamo grossa felicità e un grosso successo per questo album, che veramente ne vale la pena. Grazie di cuore, ringrazio anche a nome di Fabio e Gaetano, saluto Petra e ringrazierà sicuramente anche lei voi. È stato un piacere chiacchierare con voi e speriamo di rivederci presto. Ecco, non andare via perché poi dobbiamo farci la foto di rito, rimani lì, fermati. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno avuto la pazienza e l'amore, la passione di ascoltare questa bellissima musica. Ringraziamo Foxy e la regia, che è pronto per inviare l'ultimo brano Pissong. Grazie a Marco di Giandomenico per aver collaborato con me questa sera. Beh, grazie a te per avermi dato questa opportunità. Ma non c'è di Martedì ti riaspettiamo qui con altro musicista. Se non sono qui, sono in regia. Sei in regia, esattamente. Quindi vi auguriamo tutti la buonanotte e tanta musica a tutti, tanta bella musica a tutti. Da Max Ventura ci sentiamo la prossima settimana, martedì, con Music Room, sempre su Stazione 41. Buonanotte.
Avete ascoltato Music Room, tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Tutti i martedì dalle 22 alle 24. Stazione 41.